Buonasera amici, benvenuti a Dopo Cena, un'altra puntata che, come diciamo sempre, sarà da leccarsi i baffi perché parleremo, di una forma d'arte che è quella dell'illustrazione dei libri, del fumetto, delle storie e abbiamo un autore, come lui si ama definire, un cantastorie col pennello, un fanese conosciutissimo, apprezzatissimo per il lavoro che fa. Lo presentiamo subito, Luca Giombetti, buonasera. Buonasera, Luca ciao. Giombetti, che in arte John Betti, Betti, sì. È ti sei divertito a stato acronimare. un soprannome di gioventù che mi ha messo Paolo Del Bianco, così Ecco. voleva fare lo spiritoso, però dico, no, Però mi suona piace. bene. E allora da quel momento l'ho usato, mi sono sempre firmato così, ancora poi, Suona bene. non ero ancora poi un professionista, però già mi firmavo John Betti, John ecco. Betti, quindi insomma ha funzionato perché anche il nome vuole la sua parte, cioè ha anche il suo perché. E Luca naturalmente è anche in mostra in questi giorni a Fano, a un palazzo da poco Corbelli, sì. ristrutturato, Corbelli, che è una sede, no, ma di questo parleremo dopo. Però insomma vogliamo un po' conoscerlo perché giustamente insomma, vediamo i suoi lavori, li apprezziamo, ma insomma chi c'è dietro? Spesso non si conosce. Allora tu, Io cioè, veramente vorrei facciamo. sempre nascondermi dietro Ecco, quello che faccio, e perché vorrei far parlare solo quelle cose, invece poi però, è necessario anche esatto. Diciamo che tu sei farsi un figlio conoscere. d'arte perché tua Sì. madre era un'artista, una scultrice, quindi È hai tuttora, è respirato. No? 86 anni, però La tuttora un salutiamo se ci artista vede, di signora. Insomma, complimenti. molto, ha vinto la Fortuna d'Oro qui a Fano, insomma, ha esposto tutto il mondo, per cui poi presto, no, ci saranno delle cose di cui parleremo Sì, a Fano che riguardano esatto. lei. E comunque, ecco, Hai io ho respirato respirato arte quest'aria fin da bambino e addirittura nel quindi. grembo materno, perché Sì. quando eri, no, dentro di lei ancora lei creava, quindi Sì, insomma. lei ha cominciato a creare proprio in quel frangente, quindi forse non è solo la genetica, ma anche l'epigenetica, no? Si dice l'epigenetica. E quindi insomma, la tua evoluzione è questa, hai fatto studi in veterinaria, però poi diciamo ti sei appassionato Sì, ho ai fatto fumetti. sì, l'università, poi però è tornata questa Hai grande avuto passione del disegno che ho sempre disegnato l'hai e quindi trasformata in sì, una in in una un professione prima multifocale, no? Come multifocale. potremmo definirla, nel senso che faccio esposizioni di quadri, faccio vignette per il resto del Carlino, ho illustrato, illustro Esatto. libri, Ecco, quindi le vignette che eccetera. vedete nel resto del Carlino sono le sue, sono Sì, le tue. Quindi anche la satira rientra nel tuo spettro d'azione. sono un umorista, di base Ecco, proprio un umorista, un io umorista. voglio sempre raccontare una storia e possibilmente divertente, non essere noioso, ecco. Posso Ecco. fare magari cose bellissime, però dico che quello è noioso, però no, no, Ecco, vorrei. perché tu hai questa, come dire, questa fissazione di, che è una bella fissazione, di voler coinvolgere nelle tue creazioni, nelle tue opere d'arte Sì, sia no? nella Chi lo è? pittura, già magari forse è un pochino più difficile, sia nella pittura che nei libri che progetto, perché poi col tempo sono diventato anche autore di libri, progetto libri per ragazzi, insomma, di cui poi adesso tra un po' parleremo, Certo. credo. E vorrei sempre coinvolgere, cioè fare in modo che chi guarda non sta solo lì a guardare e contemplare una cosa che magari può essere In bellissima, maniera però passiva. poi pa gli passa così. Invece lo spingo a dire la sua. Io racconto quindi la mia, anche la pittura è narrativa, chiaramente, che sono delle parole che spesso dalla critica sono considerate non Un positivissime, po' sembra troppo, bistrattate. sei troppo figurativo, eccetera. Ecco. Io però sono figurativo, devo raccontare la storia, infatti cantastorie col pennello, ecco, Esatto. ci siamo. E Questa è la quindi. definizione per riassumere un po' tutto. E in questo modo io racconto delle storie, ma poi voglio che il pubblico continui la storia. La storia è l'accenno, anche la storia può essere anche minima, ma lui deve continuare, deve poter concluderla a modo suo. Cioè il pubblico quindi deve avere
Il pubblico, e poi è ognuno del pubblico, non il pubblico in generale, proprio ciascuno dovrebbe trovare qualcosa che è nella sua lunghezza d'onda. Questo è il mio intento, la mia aspirazione. Poi quello che vediamo è il giorno più bello, questo qui. È il giorno più bello. Bello. Ecco. Perché è il giorno più bello? Cioè, spiegaci, vabbè, è di facile intuizione, però insomma. Sì, il matrimonio. Ecco, questo è stato, è un esempio di quello di cui ti parlavo prima. Nel senso che questa è l'accolta dei 15, 2011, quando si faceva ancora alla Rocca Malatestiana. Allora io avevo a disposizione in quell'ambito la cappella delle ex carceri. Infatti questa è la chiesina, che è una piccola chiesa, lì c'è un altare antico, eccetera. E allora cosa faccio? Ho allestito un vero e proprio matrimonio. Queste sono delle figure a grandezza naturale, gli sposi, qui ai lati non si vedono, ma ci sono tutti gli invitati e tutti hanno l'occhio puntato verso l'uscita. Verso l'uscita. È vero. Quindi chi entra, e lì non c'è lo sposo, no? Esatto, il dettaglio non c'è lo sposo. Esatto. Allora, chiunque entri è lo sposo in ritardo che tutti aspettano. Questa era la... Beh, che bellina questa cosa. E allora, ci sono divertiti, la gente si è divertita moltissimo. Lì avevo messo un registro, hanno fatto i commenti più svariati, si sono fotografati, uno si metteva lì e si metteva a fotografare. Quindi quell'intento è riuscito alla perfezione, ecco, questa cosa. Ecco, non è che sempre è possibile interagire. Sì, che uno, ecco, io entro nella cosa, no? Nell'opera d'arte. Faccio le persone, faccio i quadri dove guardano verso il pubblico come se te fossi lo scocciatore che hai interrotto qualcosa. L'ho fatto anche in altri quadri. Un cambio di prospettive, diciamo. Anche quando progetti e crei libri per ragazzi, tu hai questa idea, questo fine. Sì, vorrei, anche lì non voglio essere noioso, perché poi mi è capitato di trattare cose che non sono di narrativa, le fiabe, una storia che allora io devo raccontare una volta, posso inventarmi. Mi danno spesso un tema, un argomento che è una materia scolare, storia, geografia, scienze, una materia che alla base non è che sia le più attraenti, no? Dal punto di vista. Io ho voglia di. Allora, quella invece la voglio rendere attraente e incuriosire il pubblico. Poi il target dei miei libri in genere va dai 5 ai 12 anni all'incirca, no? Ecco, in quella fascia d'età già c'hanno i libri di scuola proprio io, quindi. Però, su quegli stessi argomenti non voglio aggiungere altra, per quanto possa fare dei disegni bellissimi, però. Una bella aggiungere dei blocchi, dei tomi, no? No. Allora, invece voglio far divertire, ecco, questo è il mio intento. Faccio è il tuo scopo. Allora ci inserisco giochi, uso un personaggio simpatico. Il mio disegno già è tendenzialmente umoristico, è abbastanza, no? C'è un personaggio che si chiama Giocanino, questo qua è quello di diversi libri, Atlanti, che ha avuto anche molto successo. E lui racconta, entra, fa le cose, parla in rima, c'è la filastrocca e quindi tutto. E poi ci sono dei giochi dentro, dei quiz, delle cose. E infine, per esempio, ecco qui per esempio il libro, ci sono dei giochi da tavolo, certe pagine si aprono e diventano dei giochi da tavolo, tipo il gioco dell'oca, ma anche molto modificati, no? Dove si usano i dadi. Dopo tu ce ne hai portato uno e ci divertiremo. Dopo proveremo, alla fine faremo un po' a mettere in pratica quello che è il suo operato. Allora, in questo modo, ecco, questo è un modo per essere, per agire, ecco. E allora magari, ecco, quest'altro è sulla storia di Roma. La storia di Roma, no? C'è tutta la storia fatta in pillole, praticamente, in ogni casella ha una... Quindi dalla sua fondazione fino alla caduta. Sì, alla caduta c'è un fatto saliente con la sua data. Giocando qualcosa uno ti entra. Ti entra nella mente. Per l'approfondimento c'è tempo alle superiori, no? Dico, però all'elementare o all'inizio delle medie ci si gioca, però ti rimane in testa un nome, ti rimane in testa
qualcosa. Allora dico, questo l'ho già visto, poi quando studieranno. No? Quindi. Perché i ragazzi spesso hanno insomma, questa difficoltà ad approcciarsi con i libri, con i testi, non tutti, però insomma una buona parte, io ero uno di quelli, insomma, che aveva, insomma, se gli dicevi leggi durante le vacanze questi tre libri. No, questo nemmeno io. Durante le vacanze. Era proprio terribile. Invece magari in questo modo tu crei accattivante qualche cosa che sulla carta sì, non giocare lo sarebbe. Con qualcosa che poi si può fare poi con tutte le materie. Adesso deve venire, dovrà esserci l'opportunità, ma si può fare con un po' di tutto, ecco, la storia e la geografia sono delle cose che poi io già so abbastanza, quindi l'ho potuto fare già facilmente. Ma Giocanino, insomma, come mai, insomma, un cane, perché un cane? Ma così. Un cane perché forse così, il cane è un alter ego dell'uomo, molto più naturale, no? Che fa le stesse cose, mangia quasi le stesse cose, ma e quindi dici ha più. Poi è un bambino, ci si identifica, il bambino ci si identifica, ma può comportarsi esattamente come un adulto, in realtà. È un personaggio molto autonomo in questo senso, molto indipendente. Se facevi un bambino che faceva. Però era più. Cioè, l'animaletto è qualcosa di fuori. Quindi ecco. Possiamo anche, come dire, umanizzarlo. Cioè, ti è sì, venuto... sì, umanizzatissimo. Poi è uno sportivo, è un buon gustaio. Infatti l'ultima cosa che, sempre parlando di giochi, è questo mazzo di carte che, ecco, c'è lì la foto sì. in primo piano. Di questo mazzo di carte, quiz, che è fatto in occasione di Expo, quindi parla di tutte le specialità italiane, del cibo italiano, e con un piccolo, adesso se ripassa l'immagine, c'è un piccolo quesito, qui sono le carte. In ognuno c'è un quesito facile, in cui c'è poi la risposta si trova dietro sul retro della carta, però ci si può giocare a mercante in fiera, tante cose, ecco. Quindi insomma hai veicolato l'aspetto del buon cibo attraverso un gioco. Sì, sì, poi quello era molto, molto gustoso farlo. No? E quindi insomma. Addirittura infatti, parlo anche di cose, poi ho cercato di valorizzare anche le cose nostrane, vedi qui il pesce azzurro. Giusto. È come se parlassi. Qui parlo del pesce azzurro, del pesce, però è come se parlassi del nostro pesce azzurro, il brodetto, eccetera, c'era prima. Quindi diciamo che insomma, parlare di corretta alimentazione con i bambini è sempre un po' difficile, in questo modo rientriamo sì, ecco, quella... il gioco, c'è anche qualcosa, dovresti far passare qualcosa di importante, eccetera, senza essere noiosi, ecco, io sto sempre... Ho sempre paura di dire questa cosa è un po' troppo, cerchiamo di darla così, facendo metterla lì metterla e far lì. Venire voglia di avvicinarci, sì, no? Si fa... Tu sei cresciuto, mi dicevi prima, in un ambiente in cui gli animali non ti mancavano a disposizione. Quindi insomma... in promiscuità totale, bassotti, cani bassotti. E quindi questo ti ha un po' condizionato, forse, non lo so. Sì, il cane poi era... volevo metterci un bassotto, ecco. Ma il bassotto è molto caratterizzato, per cui... forse se ci sarà un'evoluzione sarà un ulteriore personaggio aggiunto. E quindi, ho quest'idea, però era troppo caratterizzato, no? Lungo, il naso lungo, eccetera. Per cui, però ce l'ho in serbo il bassotto. Ce l'hai in serbo il bassotto. Un altro animale che mi piace molto è il gatto, però, che lo uso però in pittura maggiormente, perché è più... Più... È un po' più profondo come animale, è un animale... Quindi ti ispira in quell'ambito. Sì, è più... È il nostro alter ego, nel senso un po' più tenebroso, un po' più misterioso. E quindi evoca forse... Adesso non voglio stare adesso a fare tutte queste lucubrazioni, però ecco, è un altro che adesso riappare. Se magari proseguiamo, così arriviamo magari alla... Sì, vediamo... Alla cosa dove c'è un gatto. Un gatto.
Eccola, c'è lì c'è un gatto. Lo vediamo, alla casella numero 22. 22 c'è un gatto. Spieghiamo che cos'è prima di arrivare alla casella. Spieghiamo che cos'è, perché questo è un gioco vero e proprio. Questo è un quadro sotto forma di gioco oppure un gioco sotto forma di quadro. Ecco, vediamo. Perché è un quadro olio su tavola, della grandezza di 1 metro per 1,5 metri. È un bozzetto perché in realtà io volevo fare una cosa molto più grande, fatta in tasselli da mettere insieme, eccetera, ma adesso si rifarà, insomma, vediamo. Intanto proviamo, si fa col bozzetto, che poi per essere un bozzetto è stato faticosissimo farlo lo stesso. E è un gioco, anche questo è un gioco da tavolo, tipo gioco dell'oca. Adesso è esposto a Palazzo Corbelli ed è sopra un tavolino dove sarà possibile giocarci, ci sono dei segnalini. Chi lo vuole vedere, insomma, sarà possibile dal giocarci, vivo ed sarà possibile giocarci. Il tema è la fortuna, l'amore e la città di Fano, che ne fa da naturale contorno, perché Fano è la città della fortuna, appunto, e Fanum quindi. Fortune, quindi la fortuna. L'amore è ex concordia felicitas, lo dice proprio la parola, la concordia, certo. La felicità, e poi lo stemma di Fano è un cuore, secondo me è un cuore con due campi, uno rosso e uno bianco, che si compenetrano, vede che si compenetrano, sono divisi così, c'hanno quei tasselli, quindi vuol dire che c'è questa tendenza all'unione, che è la tendenza poi dell'essere umano, secondo me. E io dico che ecco, qui parlo di fortuna, e le fortune sono tante, ma la vera fortuna è trovare un compimento in questo, cioè trovare la vera amicizia, il vero amore, un vero compimento tra l'io, l'io si completa nel tu, ecco, certo. Diciamo così. E allora quindi nel traguardo finale è quello che si vince, diciamo, in questo gioco, che è solo un gioco, insomma, dopo alla fine. Ma al Palazzo Corbelli si può giocare? Si può giocare, sì, ci sono dei segnalini che non ho potuto portare qui perché sono rimasti lì, e adesso non fanno parte dell'opera lì. Allora qua io ho portato una riproduzione, dopo magari possiamo provare a giocarci. A giocare. Però spiegaci un po', ecco, allora, sono due percorsi complementari, uguali. Uno è il percorso, diciamo così, maschile, e uno è il percorso femminile, quest'altro di qua. Sono quindi 23 caselle, c'è una casella base, dove c'è scritto la vera fortuna, cioè l'uomo e la donna, no? I giocatori sono tutti sei giocatori, possono decidere di partire nell'uno o nell'altro. Vince, si parte, no? Si getta il dado, si va avanti col segnalino. Vince chi riesce a fare entrambi i percorsi. Deve fare tutti e due. Però succede questo: che si parte dall'uno e si fa il primo percorso. Però si può passare nell'altro solo se uno si ferma nuovamente sul ruolo della partenza, perché altrimenti se va oltre, dopo è costretto a tornare indietro e non passa, e quindi rimane dalla propria parte. Gira sempre su se stesso. Ecco, diciamo così. E invece se va di là, poi deve poi arrivare poi alla fine. Ecco. Quindi il significato è vince chi per primo esce da se stesso e va verso l'altro. Ecco, questa è il significato, o da di qua o da di là, in un senso o nell'altro, e questo è il significato del gioco. Poi ci sono le caselle intermedie, che sono quelle col premio e quelle con la penalità. Allora qui ci sono le caselle del premio, che sono il corrispettivo dell'oca che si incontra nel gioco dell'oca. Allora ci sono le caselle del fattore C, che sono queste, non so se... di facile intuizione. Dove sono delle fortune materiali, diciamo, parziali, quindi la fortuna di avere un fisico attraente, la fortuna di avere pescato molti pesci, di avere molto denaro, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è una... Però... Poi uno che arriva, che so, vado, arrivo alla tegola, quella della sfortuna, sto fermo due giri. Ecco, così. Meno male che ce ne hai messa una. L'ho messa una, solo in uno dei percorsi, non da per, sennò dopo era troppo. Chi va dove c'è la malalingua, per esempio, lì o stai fermo un giro oppure si sottopone a una penitenza che decidono gli altri. Però ogni casella c'ha qualcosa, avrebbe anche un titolino, però devo dire
che la devo finire, insomma, poi di elaborare, magari ne facciamo un gioco divulgabile per tutti, ecco, per tutti. Io ho questo, però, insomma, questo progetto. Intanto è un'opera e si può giocare con l'opera d'arte, non la possiamo chiamare in altro modo, dopo tutto. Insomma, sì. Ma non te la rovinano se ci mettono a giocare, no? Può darsi, adesso ci ho messo i feltrini sotto i segnalini per poter giocare, adesso i dadi, adesso fare dei dadi di cartone che quindi cadendo non facciano male. Non scheggino. Senti, siccome ci hai solleticato la curiosità, io ero da ragazzo un grosso fautore di Monopoli e del gioco dell'oca, mi piaceva molto. Sì, è divertentissimo. Quindi adesso hai stimolato il fanciullo che è in me e quindi vogliamo giocare, che dici? Sì, proviamo a fare un percorso. È più bello con più giocatori, adesso non possiamo far venire tutta la redazione di qua, sono da fare. Però dai, ci proviamo così per vedere che cosa succede. Ecco, abbiamo allestito il set per fare una giocata insieme. Allora prendiamo un segnalino per uno, sono dei segnalini un po' di fortuna, e li poniamo nella casella di partenza, okay. E scegliamo una delle due dei primi percorsi, quello maschile ovviamente. Quello maschile, allora mettiamola qui. Mettiamo qui. Ecco. E dopo a turno lanciamo i dadi. I dadi. Anche questi dadi dovranno essere personalizzati, questa volta. Li facciamo così. E allora tiro io. La prima. Tiro io. Provo io ad andare, vediamo insomma se la fortuna mi arride. 6 più 4. 10, niente male, 10, dai. 10, niente male, quindi arrivo fino a 10, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, che bello, i due cagnetti che si annusano. Perfetto, è una casella che mi piace molto. A conoscerci. È una casella che mi piace molto, sì. Adesso faccio io, oddio, 5... E 6, 11. Allora io arrivo direttamente a 11. La sentenza del giudice, cos'è che succede? Stai fermo un giro. Io sto fermo un giro. Quindi avanti te due volte. Ho tirato, insomma, vedi? Allora. Le 11, la sentenza del giudice o la visita medica, si sta fermo un giro. Che è l'altro 11 dell'altro percorso. Perché sono speculari i due percorsi. Quasi, sì, non proprio. Ecco, allora, 4 più 2, 6. 2, 6, quindi arrivo al 16. 1, 2, 3, 4. Questa è la doppia casella. 13, sì, 14. 12, 15 e 16. 16. Chi è questo? Potrebbe essere l'orco. L'orco? O il maniaco. Non sono finito. Scusa, due volte. Due volte. Sono fermo. Sì, ero fermo. Scusa, già Bari? Abbiamo iniziato adesso. Meccanico. Non volevo assolutamente. Va bene. Allora. 6 più 5, ancora 11. Dai, vai avanti. 11. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Si torna indietro come con l'oca, no? Se no, volendo si potrebbe fare che ricominci il giro, ma dopo è troppa lunga. Facciamo 21, la pioggia, insomma, dall'orca alla pioggia sono passati. La pioggia, quella potrebbe essere, insomma, una... incontri una che non ti si fila, ecco, diciamo così, perché no? c'è una figura sotto però non gli ho messo un significato. Allora 6 più 5, 11 di nuovo. L'11 è un numero 22, arrivo al gattone. Bellino, dai, il gattone. Molto di bello. Di nuovo tocca a te, dai, guarda, sì. Anch'io forse guarda, prova adesso che siamo vicini, dal 21, sì. Si può fare con un dado solo, così hai più probabilità di allora, arrivare. Allora, scelgo il verde. 6. Non è andata. Te lo faccio io. 2, 3, 4, 5, 6. Sono ritornato dove ero. Allora, proverò anch'io. Tu scegli con il verde, dai, o anche uno. Tu? Sì, vabbè. Siamo anch'io. Ci stiamo disputando a suon di dadi. 1, 2 e 3 e torno a 3. Devi finire lì proprio. Sì, devo finire proprio lì, se no non posso andare di là. Siamo confinati nel nostro... Vabbè. 6. E ritorni sempre lì. Il 6 è ricorrente. Allora, ritocca a me. Io però provo con quello rosso. Che magari... Ecco, scaramanticamente è un colore più fanese, il bianco-rosso. L'autore prova ancora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e torno qua, addirittura la salita ancora addirittura. Devo fare la salita. Vedi? Ecco. Sei in salita.
Vedi, questo è il punto difficile, dopo, dai, arrivare lì. Sì, vedi, il noi, perché è il passaggio, il significato è il passaggio del di là, no? Del come di là, quando, quindi, vabbè, allora. Tre. Ci sei, hai vinto? No, quasi vinto. No, uno, due, tre. Ah, scusa, te lo faccio io, mi viene da fartelo ho fatto, io. Cioè, per probabilmente... Tu sei di là, quindi praticamente è come se fossi qui. Esatto. E quindi già... Il primo approccio è andato bene, no? È andato diciamo. Bene. E invece io ancora niente. Aida, vediamo, facciamo adesso riprendi con due poi tu, quando ricordi, perché negli ultimi... oddio. È uscito fuori dal campo, ma è uno. Io sono rimasto un uno, di qua. È un 20, uno. Dai. Allora, recuperiamo. Vai a te. Facciamo un'ultima giocata, esatto. Dopodiché... Dopo lo racconteremo poi. Lo racconteremo, dopo. Facciamo, Anche questo va fuori di campo, è un 2 e un 3 e un 5, quindi insomma becco lo scorfano. Lo scorfano, lo che scorfano. È un ottimo pesce. Ecco, però sono da venire e dopo cena però mi è tornata fame. Le caselle brutte le ho beccate tutte, lo scorfano, ho beccato io. Lo scorfano è un pesce in realtà bellissimo. Ecco. L'orco. Sono però sono andato avanti, vedi? Però invece vedi io sono rimasto lì. Ecco. Insomma, allora, abbiamo anche messo in pratica quello che è il tuo, ecco, insomma, so, il tuo gioco. Siamo arrivati proprio al traguardo, però ecco per far capire com'è. Il meccanismo comunque l'abbiamo capito, come vedete, insomma, Luca, John, Betty... ha un estro anche non solo creativo ma anche filosofico, perché tu metti comunque un significato insomma in quello che tu sì un significato universale. Quello dell'amore e della fortuna è la vita di tutti, vita, no? Allora ho preso la città mi ha ispirato la città, probabilmente la città. In un'altra città non sarebbe venuta la stessa idea, invece il merito è la città di Fano. Se vai a Bologna fai un gioco sui tortellini, sì, qualche altra cosa bella anche quello, no? Ogni città c'ha la sua bella cosa, città italiana. Noi ci teniamo città italiana e poi specialmente invece la fortuna, la nostra fortuna, e che poi insomma ne ho anche altre di cose d'appresso che però non ne anticipiamo adesso, ne parliamo in un altro in un'altra occasione, magari. Va bene, allora strappiamo questa promessa all'artista che ci verrà a ritrovare, perché insomma ospitare artisti, cantanti, insomma performance in dopo cena è sempre bello stipulante. All'accolta dalle 17.30 alle 19.30 tutti i giorni fino alla fine del mese, escluso il lunedì. E quindi insomma, se volete... E se volete giochiamo insieme a, ecco, perché tu alla sarai vera lì, fortuna. Alla vera fortuna. Sì, quasi sempre, però diciamo, volendo uno può provare a giocarci anche da solo, lascio le cose lì. E via, insomma. Bene. C'è il regolamento scritto lì, quindi non ci si sbaglia. Se ci sono io è meglio, ma... Va da solo, ecco, fa la cosa. Spesso si fa, no, l'incontro con l'autore quando si scrivono i libri, l'incontro con l'autore con John Betty e due. Ci giochiamo. E quindi diciamo, è un incontro molto divertente. Beh, per concludere ti lascio un piccolo presente. Oddio, dove è finito? Ecco. Lascio un piccolo presente al nostro. Per me amico, questo? Sì. È per me? Sono emozionato, cioè un artista che. Adesso lo facciamo vedere, sono quanto mai onorato insomma, di questo, forse questo è meglio dell'originale, grazie, occhiolino, niente. È molto bello, grazie. Un piacere, grazie. Un piacere. È veramente farà bella mostra nel mio studio, insomma lo custodirò gelosamente. Bene, ringraziamo John Betty per questa sua presenza, grazie. E alle prossime, e bocca al lupo per le prossime sfide, insomma. Grazie. Ciao a tutti. Arrivederci, alle prossime. Ciao. Adesso.